Dunque, c'è una signora, ma una signora bellissima proprio, no? Che ha un gatto in collo sull'autobus. Allora sale un ragazzo e dice: come mi piacerebbe essere al posto di quel gatto. E la signora gli fa: non credo. Io penso di sì, io penso di no. Perché dice così? Lo porto a castrare. Attenzione. C'è uno porti suo figliolo dallo psicologo, eh? Che il figliolo va lì in giro per lo studio, coccodè, coccodè, coccodè. No, dice, guardi, dottore, è così. Questo figliolo crede di essere una gallina. Madonna, dice, e quant'è che fa così? E sarà un anno. E che me lo porta ora? Prima volevo vedere se faceva l'uovo. C'è una guida in un museo, no? Che porta della gente a vedere un mammut, c'è un mammut. Che la gente gli fa: quanti anni ci avrà questo mammut? C'ha 15.008 anni. Accidenti, come tu fai a essere così preciso? Perché quando venne a lavorare qui, 8 anni fa, mi dissero ce n'aveva 15.000. C'è una pischella, va dai dottore, dice: dottore, io voglio fare l'amore tranquillamente con il mio fidanzato, però non posso prendere la pillola perché mi fa male. Cioè, a livello ormonale. Che il dottore gli fa: guardi, si mette alla spirale. Metterò la spirale. Che la figliola si mette alla spirale. Dopo un mesetto torna dal dottore e dice: allora, come le è andata? E sono incinta. Come? Però le zanzare non mi hanno mai pinzato. Sei pronti? Sì. Pronto. Allora, ci sono due operai, vanno a mettere la mochette in casa di una signora, no? Scrivete tutta la mochette, ma parecchia, ma un monte, no? Che a un certo punto, a metà stanza, vedono un rigonfino, no? Dice: porca miseria, e che c'è qui? Sicché si dice: Madonna, c'ho le sigarette, lasciò le sigarette sotto la mochette. Come si fa? Si può mi leva tutta. Pestala, cerca di farla pari schiacciandola. Si mette lì, la schiaccia così, no? Mi è quasi venuto pari, mi è quasi venuto pari. A un certo punto torna la signora e dice: oh, ho trovato le sigarette. Che avete mai visto mi criceto? Allora, al Circo Nero, va bene? C'è, per la prima volta mettono un animale, eh? Allora arriva uno con un coccodrillo. Che mette il coccodrillo lì, si spoglia nudo, apre la bocca al coccodrillo, glielo mette dentro in bocca, gli dà un cazzotto in testa, boom! Il coccodrillo chiude la bocca, lui, boom! Gli dà un altro cazzotto in testa, il coccodrillo apre la bocca, lui si alza e dice: allora, chi vuol provare, gli do 10.000 euro. Sarsa una vecchina dice: proprio io, però quelle botte in testa me le dia perché. Allora c'è una donna un po' grassoccia, diciamo, anche abbastanza bruttina, no? Con i capelli tutti bianchi. Si mette davanti allo specchio e il suo marito lì a sedere sulla poltrona e gli fa: amore, mi vedo grassa, mi vedo le sette calanti, i capelli tutti bianchi, le borse sotto gli occhi, ma è che c'ho? E t'ha la vista buona!